Salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 52 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro fantastico e mitico Forest Green Rovers. Quest'oggi si decide il campionato, almeno in parte, perché affronteremo il Preston che fino a poche settimane fa si trovava in prima posizione, adesso in terza insieme allo Stoke City che sarà la nostra seconda avversaria in questa puntata. Poi sarà il tempo di affrontare il Blackburn Rovers. Nella scorsa puntata vi ho chiesto se dovevo acquistare Jonathan Lecco, visto che nella prossima puntata si aprirà il calciomercato di riparazione. La maggior parte di voi mi ha fatto un regalo, ha detto sì Pier, devi acquistare Lecco perché il tridente Simpson Chong Lecco potrebbe essere devastante per la Premier League. Quindi in questa puntata sonderemo il terreno per Jonathan Lecco e vedremo di fare qualche piccolo scambio, visto che non abbiamo fondi e rischiamo di perdere tre giocatori. Questi giocatori che stiamo per perdere sono del calibro di Winchester e Doig, quindi attenzione perché sono giocatori davvero molto importanti per il Forest Green. Adesso, senza perderci in chiacchiere, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate match contro il Preston e facciamo Preston, portiamo a casa i tre punti. Vi ricordo anche che ci hanno chiesto la cessione nelle scorse puntate Rawson e Gunning, i nostri due difensori centrali riserve, quindi a gennaio rischiamo di perdere 5-6 giocatori e di rimanere scoperti in quasi tutti i ruoli, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Contro il Preston in casa, in questo match importantissimo, giocheremo con la squadra titolare, ovvero Leighton, Tyler Brown, Ferguson, Adarabioyo e Valerie, Ovi, Regan Poole e Harper a centrocampo, in attacco Chong che è arrivato a 79 di overall, Simpson che è arrivato a 79 di overall e Reese Brown, il nostro capitano, che è arrivato a 68 di overall. I sostituti sono Evans, Rawson, Shepard, Digby, Rose, Murphy e Brewster. Comunque tutti i giocatori che ci hanno chiesto le cessioni sono giocatori che comunque non sono importantissimi per questo Forest Green Rovers. Vediamo la formazione della squadra avversaria. Niente, non ci fa vedere la formazione del Preston, va bene così, ok. Niente, nessuna formazione, Simpson è concentrato, il match è iniziato. Comunque dovrebbe giocare con un 4-4-2 se non vado errato. Attenzione qui, Regan Poole aspetta troppo. Deviazione, Preston che ci prova, colpo di testa. 5 minuti di gioco, colpo di testa, neanche angolatissimo, non ci arriva Leighton. Fofana, 1-0, siamo già sotto. È partito tutto male, ma attenzione perché questo Fofana è arrivato a 10 gol in campionato, a 2 gol di distacco da Connor Simpson. Tyler Brown, un po' di spazio, ancora Tyler, non trova nessuno. Adesso c'è il tocco a Simpson, di prima, molto bene per Harper, è la parata del portiere. Rispondiamo così, ma siamo sotto, No, ma incominciamo a giocare malissimo. Stiamo giocando malissimo in difesa. Tyler Brown sempre in ritardo sulla fascia, sempre in ritardo. Incredibile. È bravo in fase difensiva, ma in marcatura proprio è una cosa incredibile. Attenzione a Reece Brown. Reece Brown salta l'avversario, mamma mia cosa ha fatto Reece Brown. Reece Brown la tocca, attenzione per Connor Simpson. Pallonetto di testa, Connor Simpson, 13° gol in campionato e la pareggiamo al 27°. Connor Simpson, che passaggio lì Reece Brown, ma Connor Simpson è stato astuto. Il suo colpo di testa è un pallonetto a scavalcare il portiere, senza potenza, centrale, ma quel giusto che basta, quel tanto che basta per far pareggiare il Forest Green Rovers. Che attaccante! Attenzione, bravo Valerie, la teniamo Harper, sbaglia il passaggio, attenzione Harper, erroraccio, scivolata poi di Ferguson a vuoto e il tiro dell'attaccante del Preston completamente sbagliato, ci salviamo. Che errore di impostazione qui. Vediamo Regan Poole, lo troviamo, Regan Poole avanza. Regan Poole, il passaggio è abbastanza buono. Attenzione perché troviamo Connor Simpson. La stoppa Connor Simpson! Connor Simpson, 14! 14! Connor Simpson! Mamma mia, cosa sta facendo? Cosa sta facendo questo giocatore nelle ultime partite? Ha fatto 7-8 gol nelle ultime 3 partite, incredibile, è incredibile. Questo è un giocatore da pallone d'oro. Questo è un giocatore da pallone d'oro. Incredibile. Simpson fa Preston. Fa Preston Simpson e adesso cerca la tripletta per portarsi il pallone a casa in mezzo a due. Mamma mia cosa sta facendo, che fisico signori, che fisico. Manca poco, meno di un minuto al termine.
Chiusura di Ferguson, abbastanza buona, ripartiamo dove c'è Rhys Brown, il match finisce qui, il primo tempo finisce qui, signori, l'abbiamo ribaltata con Connor Simpson. Regan Poole prende il pallone, ancora Regan, Tyler, benissimo Ferguson, ad arrabbio io, mamma mia che rischi in difesa, attenzione qui a Valery, scatta Rhys Brown, lo trova, attenzione Rhys Brown, si accentra Rhys Brown, ancora lui, Rhys Brown di sinistro colpisce la traversa, che occasione, attenzione. L'azione non è finita con Chong che perde il pallone, ma c'è corner. Esce Regan Poole, entra Paul Digby, signori. Bene, ecco il tocco, bello il passaggio. Ancora uno, Rhys Brown, a tu per tu con il portiere. Rhys Brown, Rhys Brown, Rhys Brown, Rhys Brown, Rhys Brown. 3-1, abbiamo fatto Preston, l'abbiamo chiusa al 64esimo. Ecco qui il passaggio, tutto parte da un pallone intercettato da Chong. Poi Simpson la dà molto bene ad Harper, Harper per Rhys Brown ed è 3-1. Rhys Brown incrocia benissimo con il destro. 3-1, Rhys Brown. Attenti, attenti a questo pallone in mezzo. Mamma mia ragazzi. Mamma mia, i terzini sempre in ritardo. E adesso ho un'idea. Valorizziamo Murphy, esce Rhys Brown, entra Tyler Ross ed esce Ovi. Se ne va il tocco a Simpson, ci arriva. Salta il difensore, Connor Simpson, sempre lui, si accentra. Il tocco, attenzione, va via Harper. Harper, a tu per tu con il portiere. Harper, la parata del portiere e poi il palo. No, Murphy, guardalo. Come lo salta Murphy, bravissimo. Attenzione a Murphy, punta l'uomo. Ancora Murphy, benissimo, pallone in mezzo. Chong! Chong! Segna ancora! Segna ancora! Segna sempre lui, insieme a Simpson. 4-1, il leone! Nella foresta, 4-1. 4-1, Poker Forest Green Rovers. È finita, è finita, è finita, signori. È finita, manca un minuto. Il Forest Green era sotto 1-0, l'ha ribaltata. E sta vincendo, anzi, ha vinto 4-1 ad arrabbio io. La butta fuori, Murphy, Simpson, passaggio a Chong e finisce qui, signori. Abbiamo abbattuto il Preston. Il campionato è nostro, salvo errori incredibili. Il campionato è nelle nostre mani e dopo 22 giornate di campionato abbiamo 51 punti con 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, miglior attacco e miglior difesa grazie a Simpson. Eccoci qua. Jonathan Lecco è nello Sheffield e non sappiamo se possiamo contattarlo, ma dobbiamo sondare il terreno. Questo giocatore, lo sapete benissimo, è un ala destra, ala sinistra, è un attaccante, il piede debole lo sa utilizzare, ha delle mosse abilità ed è abbastanza forte, veloce, quindi signori, vediamo un po', possiamo contattare per acquistare, mi sa che lo possiamo fare, quindi proviamoci. No, 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 no. Non possiamo prendere Lecco. Non possiamo prendere Lecco, no. No, il club ha acquistato il giocatore di recente e non intende trattare la cessione. Match contro lo Stoke City, signori. Peccato, Jonathan Lecco molto probabilmente non arriverà a gennaio, ma dobbiamo aspettare il prossimo anno, quindi annata 2020-2021. Formazione contro lo Stoke e giocheremo in trasferta. Formazione fatta, ci sono alcuni piccoli cambi, niente di che. Layton in porta, Tyler Brown, Ferguson ad arrabbio, io e Shepard, quindi non ci sarà Valery, ma ci sarà Shepard. Al centrocampo Tyler Ross, Regan Poole e Winchester. Attenzione a Winchester che potrebbe andar via e salutare i Forest Green a parametro zero. In attacco Chong, Simpson e Rhys Brown. I sostituti Luca Mariani, Rawson, Mills, Digby, Max Ward, Murphy e Brewster. Va bene, un altro match molto difficile sulla carta. Stoke City che adesso ha superato, ha scavalcato il Preston, visto che ha preso una batosta incredibile dal Forest Green. Quindi Stoke City che gioca con un 4-3-3. Ok, Stoke City che gioca in casa e il match è iniziato. Stoke City che ha incominciato la partita con il piede sull'acceleratore, ma attenzione, come sempre, dopo 4 minuti prendiamo un tiro in porta. Tocco a tagliare in due la difesa. Cerca di arrivare Shepard, non ce la fa, si gira molto bene l'attaccante dello Stoke City, colpo di testa. E questa volta arriva Layton. Niente, continuano a giocare questa palla. Non è cosa, mi sa che bisogna giocare di contropiede. Attenzione a questo pallone in mezzo, si rischia tantissimo. Colpo di testa sballato, rinvio. Layton, il rinvio che cerca Simpson, lo trova. Colpo di testa di Simpson, bellissimo. Connor,
Chong cambia fascia dall'altra parte, attenzione perché c'è Rhys Brown può andare, attenzione Rhys Brown, Simpson perde l'equilibrio, attenzione a Rhys Brown, il passaggio al centro, Winchester! Primo tiro in porta del Forest Green, subito gol Winchester che potrebbe salutarci, speriamo di no, Stoke City adesso che prova a rispondere, Stoke City che gioca per via, c'entra, eccolo qua, sempre gol sul suo palo. Sempre gol sul suo palo. Io davvero non ci posso credere. Io non ci voglio credere. Prende sempre gol sul suo palo. Ma che lo protegge a fare? Che lo protegge a fare? Dai Regan, diamo Winchester. Winchester si accentra. Ancora Winchester, la tocca Chong. Chong la alza. Attenzione perché cerca di arrivarci Simpson. Per pochissimo potevamo di nuovo passare in vantaggio. Non è finita qui. Ancora un tocco. Sbagliato. Mannaggia. Ah, tunnel. Tunnel su Tyler Brown che cerca di ritornare, colpo di testa a servire molto bene Tebo e poi Layton con i pugni, palla che non esce fuori, un po' di forza, niente, un po' di forza in quella respinta, nulla, attenzione ancora perché bisogna continuare a difendersi perché questi sono sempre più pericolosi, questa volta Layton ha i riflessi di buttare il pallone in corner, vai vai Chong, benissimo, cade Chong, si continua il passaggio a cercare Winch. Finisce il primo tempo su un'azione che poteva essere un'azione da gol. Incredibile, un passaggio lunghissimo di Simpson a Winchester. Palla che stava andando proprio da lui. Niente, finisce il primo tempo. 1-1. Arriva lui. Tocco, Chong, può andare. Chong, in mezzo a due, Chong, finta, si accentra. Chong, il passaggio abbastanza buono per Tyler Ross che tira a casaccio e poi Winchester, fuori. Servire Chong. Chong può andare, eccolo qui Chong, bravo Chong, se n'è andato, la mette in mezzo, Simpson non va di testa, attenzione palla che rimane lì, il tiro, mamma mia. Ha bisogno di riposo signori, lo faccio, abbiamo bisogno di lui anche nella prossima partita, esce Connor Simpson, entra Brewster, dai, si soffre, scivolata, palla che rimane sempre lì, e guardala tu la palla Brewster. Bello il tocco per Chong, mamma mia la velocità di Chong, Chong può andare, ancora Chong, la mette sul secondo palo dove c'è Winchester, doppietta di Cole Winchester, importantissimo questo giocatore per i Forest Green, importantissimo, è una riserva di lusso, mamma mia, e giocando male e non giocando affatto in fase offensiva e subendo per 82 minuti il possesso di palla dello Stoke City, vinciamo 2-1. Quindi è una squadra che sa anche soffrire. Attenzione allo Stoke City adesso. Pallone in mezzo. Dormi generale. E poi ancora Shepard che cerca di aiutare. Meno male che ha tirato male. Niente. Si soffre. Si continua a soffrire. Ci mettiamo in difensiva. Attenzione a questo passaggio. Attenzione! Mamma mia. Nel frattempo è entrato Mills e Max Ward. Quindi vediamo un po' se Max Ward con questi ultimi minuti potrà comunque far qualcosa, incidere su questa partita. Attenzione a Mills che è appena entrato, dovrebbe essere più fresco. Sì, benissimo, mossa azzeccatissima. Attenzione a Layton. Oh mamma mia, gli infarti. Winchester, ultima azione Winchester. Ancora lui che cerca la tripletta. Ancora un passaggio e colpo di testa Winchester nell'area di rigore. Col Winchester, la mette in mezzo. Brewster, mamma mia. Ha fatto un gol, questo giocatore ha fatto un gol. Finisce qui, la vinciamo soffrendo e giocando male. Signori, non dico che il campionato sia finito, ma ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Abbiamo ben 8 punti di distacco dal Nottingham Forest. Miglior attacco e miglior difesa. Quindi adesso ci possiamo concentrare anche sulle coppe. Affrontiamo l'ottava in classifica in questo campionato, ovvero i Blackburn Rovers. Dobbiamo continuare a vincere. Adesso che non ci sono le coppe, dobbiamo continuare a vincere ed allungare. Perché appena inizieranno alcune coppe, potremo far turnover in campionato, visto il nostro netto vantaggio. Andiamo. Non abbiamo recuperato, quindi questa partita sarà davvero incredibile perché affronteremo il Blackburn Rovers in casa nostra con Layton in porta, Mills, Gunning, Rawson e Valery. Al centrocampo Ovi, Digby e Harper, forse il centrocampo è abbastanza buono. In attacco Rinaldi, Deutsch e Murphy. Ecco i sostituti. Mariani,
Ad Arabioyo, Brown, Regan Poole, Max Ward, Brown e attenzione, nel secondo tempo, Connor Simpson. Qui serve un miracolo, chissà se Christian Doige riuscirà a comunque fare un'ottima prestazione. Christian Doige che quest'anno non sta giocando tantissimo, Brewster non mi sta facendo una buonissima impressione. Ovviamente riusciamo a vincere le partite perché abbiamo un centrocampo fortissimo, Chong che comunque alcune partite le fa davvero molto bene, Rhys Brown spettacolare, ma Simpson è il perno di tutto. Ed eccola qui la formazione del Blackburn Rovers, vediamo un po' il modulo, si schiera con un 4-2-3-1. Bene, Christian Doige dà il via a questo match, Christian Doige deve segnare. Simpson si sta già scaldando, non vede l'ora di entrare e far vincere questa partita al Forest Green. Molto probabilmente verso il 65-70 entrerà, perché già ho capito come funziona in questa partita. Attenzione a questo passaggio, Christian Doige si gira, il tiro, Christian Doige colpisce il palo. La tocca ad Obi. Obi ancora per Rinaldi che si infila, attenzione Rinaldi, prova a metterla in mezzo, il cross è buono, il portiere respinge, la palla che rimane lì e Murphy di testa, due passi, la tira alta, mamma mia, legnosi, incredibile, attenzione ad Obi a giro, ma non siamo pericolosi. Sta per finire il primo tempo ragazzi, niente, non so cosa farvi vedere in questa partita, in questo primo tempo. Non è successo nulla. Nel frattempo è entrato Simpson, signori. Ed è entrato anche Max Ward al posto, attenzione, di Obi. Corner. No, parata di Layton ancora. Rinaldi si gira, la tocca a Digby. Digby ancora per Rinaldi che si infila. Attenzione Rinaldi, dall'altra parte c'è Rhys Brown. No. Ultima azione, non fate cavolate. Ultima azione. Dai che la portiamo a casa, Connor Simpson per Rinaldi, attenzione a Rinaldi, la mette in mezzo Connor Simpson, niente, ma troppo all'indietro quel cross. Ultima azione, Connor Simpson, attenzione, la parata, la grande occasione al 92esimo, si è svegliato troppo tardi il Forest Green, signori, e quindi finisce 0-0. Meno male, perché potevamo anche perderla. E alla fine, signori, nonostante il pareggio, guadagniamo punti. Siamo in prima posizione come sempre. Attenzione a Nottingham Forest, perché nella prossima puntata, oltre all'apertura del calciomercato di riparazione, ci sarà il match proprio contro di loro. Come già detto, nella prossima puntata, match contro il Nottingham Forest. Poi attenzione, nell'FA Cup siamo andati a capitare contro il Chelsea. Io davvero, giusto contro il Chelsea. E poi ci sarà di nuovo lo Stoke City. Di nuovo lo Stoke City in campionato. Oddio il Chelsea. Oddio il Chelsea in FA Cup. Signori, chiudo qui questa puntata. Scopriremo nella prossima se riusciremo a prendere Jonathan Lecco. Probabilmente no, ma scopriremo se riusciremo a difendere i giocatori che sono in scadenza e cercare di non perderli a parametro zero. Un bacione e un abbraccione, speriamo bene. Ciao a tutti! My heart stopped when I first saw it.